Ci troviamo a Lentiscosa questa sera per vedere appunto la festa, Festa Sifici per tutto il mondo. Ci troviamo con delle organizzatrici di questo evento. E da quanto tempo si fa questa festa e in cosa consiste? Che cosa ci sarà questa sera? Allora, questa festa si fa da 10 anni, Festa Sifici per tutto il mondo, racconta la nascita di Gesù. E cerchiamo di organizzarla al meglio con tutti i prodotti tipici, dalla maracucciata alle zeppole di Natale, alle zeppole al rinucchio con sugo di pomodoro e formaggio, ai cavatielli fatti come venivano fatti anticamente con la farina di grano. E poi ogni angolo verrà allestito in modo particolare, dal falegname alla lavandaia. Speriamo di fare una bella festa anche quest'anno. Ci sarà anche il presepe, giusto? Il presepe vivente? Sì, tutto inizierà con la nascita del bambino Gesù. Che cos'è la maracucciata? È un piatto tipico di Lentiscosa, fatto col maracuccio, che è il legume proprio di Lentiscosa e di Camerota. E che cosa, in cosa consiste? Come si fa questa maracucciata? Si fa con vari legumi, un misto di legumi, viene fatta la farina e poi si fa tipo una polenta. Viene fatta questa maracucciata, si serve con i cicci maritati, che sono sempre un misto di legumi. Per quanto tempo deve cuocere più o meno? Molto. Te ne accorgi che si stacca la farina dalla pentola. Non c'è un orario. Un'oretta, diciamo, sì. Troviamo sempre a Festa Sifici per tutto il mondo nell'angolo riservato alle lagane e ceci. Allora, che cosa sono le lagane e come vengono fatte? Questo qua è un piatto povero e vengono fatte acqua e farina e poi viene impastata e poi le tagliamo con il coltello. Quanto ci vuole più o meno per cuocere? Diciamo 10 minuti per cuocere, ma i ceci sono 3 ore. Per cuocere. Prima i ceci e poi dopo? I ceci e dopo facciamo i lagani e si cuociono insieme con i ceci. Come vi chiamate? Angela, Grazia. Poi che abbiamo? E abbiamo Gerarda e Carmela. Che c'è di notte? Formaggio misto di... Quindi qui che cosa abbiamo? Allora, un formaggio? Formaggio cacio ricotta, che sarebbe il latte bollito, poi raffreddato e cagliato. Ed è il cacio ricotta, che poi è buono da mangiare fresco e buono anche quando è stagionato da mettere sulla pasta. Più o meno quanto ci vuole per fare tutta l'operazione? Del formaggio? Tipo, diciamo, dalle 4 alle 5 ore, tra quando si cuoce, poi si raffredda a 36-37 gradi, si mette il caglio, si aspetta una mezz'oretta e poi viene fuori il formaggio. Lo mettiamo nei cestini e poi magari o si mangia fresco o si mangia stagionato, come uno preferisce. Sor Rachele, come vede la festa di questa sera? Come sta andando? Beh, fino adesso ho visto quelli che programmano questa festa molto impegnati, molto attivi, e si vede che il paese si aiuta l'uno con l'altro e spero che andrà meglio, andrà bene. Vedo che la gente corre, viene a vedere non solo il presepe, ma viene per gustare i cibi naturali lentiscosani. Sono proprio questo che vengono da tante parti, pure dei dintorni, forse anche da Marina. Lei ha assaggiato la maracucciata? È il nostro cibo ed è il cibo prelibato di Lentiscosa, quindi io l'ho portato anche alle Filippine, ho portato i semi dei maracucci. E anche là ho cominciato a fare un poco questa maracucciata.
Quindi sono nati anche lì? Sono nati anche lì, per grazia di Dio. E quindi spero che continueremo a mettere questo. Grazie a TV, Cilento TV, per tutto quello che fa, perché noi, stando da lontano, possiamo seguire tutti gli eventi che succedono nel nostro comune e nel nostro Cilento specialmente. Grazie e auguri a tutti, auguri a tutti i benefattori, al sindaco, al vice sindaco, a tutti gli operatori comunali che ci stanno dando una mano così per bene. Auguri a tutta la popolazione, a tutto il comune di Camerota.